chiacchierata tra amici. Io non sono né onorevole e né qualcuno che gli deve fare una lezione, perché sono un ragazzo che se li porta male, ma ho qualche anno più di voi. Da un paio di diversi anni vado nelle scuole perché credo che sia come dire, un dovere civico, un dovere di tutti i cittadini. Lo facevo prima da giornalista, lo faccio oggi da componente delle istituzioni, da appartenente alle istituzioni, perché credo che questi giovani hanno bisogno che qualcuno possa in qualche maniera incontrarli per poter non dare parole vuote, perché i ragazzi non ascoltano le parole ma seguono gli esempi. Quando vado nelle scuole a parlare soprattutto di lotta al crack, delle droghe, perché è un fenomeno che si sta sviluppando anche in questo territorio, Bagheria, la relazione della Commissione Antimafia parla di un fenomeno che è assolutamente presente in questa comunità, e quindi bisogna salvaguardare i giovani da questi fenomeni che sono assolutamente alla portata di tutti. Dobbiamo smettere di pensare che la droga è soltanto appannaggio delle società, magari delle classi meno abbienti. Invece no, anzi, oggi le droghe vengono consumate soprattutto dalla borghesia media e alta. Allora bisogna fare un lavoro di convincimento nelle scuole che quella è morte e droga e non porta a nulla di positivo. È importante parlare di fatti concreti quando si parla di educazione alla legalità e di lotta alla mafia. Non possono rimanere delle formule vane, non possono rimanere degli intenti, dei meri intenti, ma devono essere portati, soprattutto quando si parla con dei ragazzi, soprattutto di questa età, a delle cose concrete, degli esempi concreti. Quali sono gli esempi concreti che un'amministrazione può portare avanti? Certamente un controllo del territorio, certamente una trasparenza negli atti amministrativi, certamente una partecipazione nelle decisioni, certamente riutilizzare o cercare di farlo con tutte le difficoltà che ci sono, il grande patrimonio di beni confiscati alla mafia. Abbiamo deciso di ricordare anche noi la giornata contro le vittime innocenti della mafia per dare sempre agli allievi un segnale di positività. Infatti la giornata ricorre domani, il primo giorno di primavera, e rappresenta appunto la rinascita. Incontriamo il vicepresidente della Commissione Antimafia proprio per dare un segnale agli allievi di incontro con le istituzioni. Noi giornalmente lavoriamo nella quotidianità contro, diciamo, la mafia, contro la violenza, contro, diciamo, ovviamente siamo per la legalità, e il nostro spirito di legalità si vince e ricorre grazie, diciamo, all'apprendimento di un mestiere, perché siamo consapevoli che soltanto attraverso il lavoro si può vincere la mafia, si può vincere, diciamo, ogni forma di violenza.